Antonio, sono Marcos. Sono nato nel 54. Vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. Mi stupisco se provo ancora un'emozione. La colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto. L'accordo dissonante di un'orchestra di 3 anni. Giorno e notte si assomiglia un po' per lui. Me la faccio ancora sotto perché ho paura. Nella società dei santi siamo sempre stati spazzati. Un sacrificio e segatura di queste malattie mentali che non esiste cura. Migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole. I matti sono apostoli di un Dio che non li vuole. Mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo. Ora prendete un telescopio, misurate le distanze e guardate tra me e voi chi è più pericoloso. Dentro i padiglioni ci ammalavano di scuola, ritagliando un angolo che fosse solo di noi. Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo più, non come le cartelle prime. E i miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare. Eri come un angelo legato a un fermo sicuro. Nonostante tutto io ti aspetto ancora. E se tiro gli occhi sento la tua mano che mi sfiora. Mi chiamo Antonio e sto sul tetto. Cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima del mezz'anno. Ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.